Allora, dopo aver parlato di Asti, a questo punto facciamo qualche chilometro, scendiamo giù nell'Alessandrino. Scorso 12 di novembre c'è stata la fiera di San Baudolino nell'Alessandrino. Prego la regia di mettere in onda anche qualche immagine, dove le vie del centro storico sono state animate dalla bancarella di espositori, oltre al trenino di Natale classico, perché oramai stiamo avvicinandoci ovviamente al periodo natalizio. C'è stata la Corse del Gusto, che ha ospitato esposizione, vendita e bancarelle di tartufi di prodotti agroalimentari tipici del territorio. Sono stati assaggi, vendite di prodotti da forno, pane, focaccia, biscotti sfornati dall'Associazione Panificatori di Alessandria. Dopodiché c'è stata sia la mostra del tartufo e poi tutta una serie di altre iniziative. Insomma, Gabriele, tu che sei alessandrino, diciamo di provincia più che di Provincia. città, cioè, questa fiera è un evento importante comunque. È un evento importante che ha sicuramente superato il discorso solo patronale, come parlavamo prima, è ormai un'importante kermesse. Devo dire che c'è stata una vera e propria invasione di Alessandria, lo dico nel senso buono del termine, c'è stata tantissima gente che ha assaggiato i prodotti, ha potuto vedere anche qual è l'economia agricola dell'Alessandrino. Si è bevuto del Bongavi, del Grignolino, si è bevuto del Barbera, si sono assaggiati dei formaggi. Abbiamo parlato di panificatori. Noi con Bologna siamo una delle prime province, ce la giochiamo sempre tra primi noi, secondi Bologna, prima Bologna, secondo noi, Ma vinciamo sempre sul noi. frumento, a volte sì, a volte no, sul frumento, quindi facciamo anche un grano di qualità che vogliamo valorizzare dal punto di vista agricolo, con dei progetti che sono già stati fatti sul grano, e qui viene fuori ovviamente una focaccia ottima che in quei giorni è stata sfornata, io non so quanti chili. Ho potuto assaggiare il raviolotto, che è l'insieme tra raviolo ed agnolotto, insomma tante caratteristiche, poi le immagini parlano da sole. C'è stata veramente grande affluenza, grande passione, grande piacere di visitare delle vie della città e dei momenti, di assaporare dei momenti che magari durante l'anno, nelle passeggiate domenicali, non si ha modo, non si ha modo di fare, perché ripeto, gustare la città con i propri prodotti della propria provincia in un momento particolare ne valorizza la città stessa e ne valorizza le attività commerciali e l'agricoltura. Come è stato San Baudolino quest'anno? Certo, tu mi hai parlato del raviolotto. Tu, Sandrino, lo conosci il raviolotto? Lo usi nella tua... No, no, noi ad Asti si usa l'agnolottino del Plin, proprio il raviolino che ha avuto una grande divulgazione in gran parte del mondo, perché il Plin, mi chiedono sempre che cos'è, che cosa vuol dire il Plin in piemontese, il pizzicotto, che insomma è un piccolo agnolottino, la metà del tradizionale, che viene fatto con un pizzicotto e quindi viene detto Plin. E viene servito in tantissime tavole in tutto il mondo. C'era ricordo di averli mangiati in una maniera eccezionale, per esempio a Londra, in un ristorante della grande catena Carluccio's, una compagnia di oltre 120 ristoranti, che li facevano proprio in una maniera eccellente, che in Italia, non dappertutto li puoi vedere, su un tovagliolo, cioè te li servono sopra il tovagliolo, come fanno i più bravi sul tovagliolo, e ci fanno vedere che il tovagliolo non rimane unto. È veramente una cosa, Particolare, curiosa. singolare e deliziosa, sì. Raviolotto invece? Raviolotto, io non sono un gran cuoco, come si può vedere anche, sono più un Beh, assaggiatore ma d'altronde che un cuoco, però è un insomma lavoro che qualcuno deve ci fare. dividiamo i compiti, È un lavoro anche come quello, si suol dire, no? Il misto tra il raviolo e l'agnolotto, ovviamente la forma è quella del raviolo e dell'agnolotto con un ripieno, è ottimo. È ottimo. E ho visto ad Alessandria, ho avuto modo di assaggiarlo, come i salamini di vacca, come i ceci. Ripeto, le immagini che abbiamo sul video fanno vedere prosta queste eccellenze, queste novità. Gabriele, possiamo dire che siamo Davvero. presi fra due fuochi, dalle immagini che stiamo vedendo, ovviamente delle leccornie che stanno andando in onda, al profumo suadente che oramai ci ha avviluppato. Io credo che nel futuro, se ci fosse la possibilità di avere delle televisioni che hanno anche un qualcosa di sensoriale sul profumo, in questo studio c'è un profumo Bisogna creare eccezionale che questa sera un'app.
ci fa venire un appetito incredibile. Spero di poterlo trasmettere questo credo, profumo anche a chi ci guarda da casa, perché è veramente credo che chi guarda le nostre facce possa comprendere come sì. Siamo particolarmente inebriati da questo profumo particolare. Senti, ma allora a questo punto mi viene un dubbio e lo chiedo a Sandrino, ma esistono dei corsi proprio anche per presentare, diciamo così, queste capacità di fare magari cucina col tartufo, cose di questo genere? Ah beh, dei corsi, beh, ci sono le scuole di cucina. Li fai tu? Cioè nel le senso, scuole di cucina. Ma anche tu nel tuo ristorante, no. Fai dei percorsi magari di gusto? Visto che lì c'era a San Baudolino, abbiamo visto la corte del gusto con questi percorsi. No, il nostro è un locale che purtroppo, o per fortuna, è molto commerciale e quindi devi fare le cose molto alla veloce. E diciamo che abbiamo delle scuole importanti, abbiamo a Costigliole l'ICIF, abbiamo una scuola che dove vengono ogni anno centinaia e centinaia di cuochi già affermati da tutto il mondo che vengono per approfondire la cucina italiana, in modo particolare la cucina piemontese. Quindi no, è una non lo faccio io, ma ci sono le proposte, gente molto più brava di me, perché io credo di aver capito di essere un cuoco uguale a lui, no? Anche se è un ristorante, penso che ce la giochiamo i punti. Senti, ma invece quello che volevo chiederti, magari nel futuro anche delle associazioni di categoria, qualche percorso di gusto voi li state facendo? Ci sono, noi facciamo dei corsi di formazione, informazione tramite il nostro ente regionale, che fanno corsi di degustazione di vini, perché il consumatore, soprattutto il consumatore straniero che non conosce bene questi prodotti, ma anche i nostri, o chi non fa l'agricoltore, non appartiene al mondo agricolo, è molto interessato a come si cucina un prodotto, a che cosa lo si abbina, a che vino si abbina, a come si può riconoscere il vino, quindi corsi anche, adesso dico di sommelier, ma anche di cose base, ecco. È importante perché attraverso questi corsi si può insegnare e spiegare davvero bene un territorio, si fanno assolutamente, ed è un modo anche diverso e nuovo di approcciarsi al mondo agricolo, perché ripeto, poi parte tutto dalla terra, cioè tutto parte di lì, tutto parte dall'agricoltore e dalla coltivazione, parte dall'allevatore, parte dal viticoltore, cioè il vino va in bottiglia ma parte dalla vigna, parte dall'uva. Ho visto io, se mi scusate la deformazione professionale, sono un orticoltore, quindi ho visto dei cavoli verza, ho visto dei cavolfiore che in questo periodo, a novembre, nel periodo della festa di San Baudolino, hanno il massimo della loro espressione, perché sono culture invernali, comunque autunno-invernali, e queste accompagnate a un salamino di vacca, piuttosto che a, non so, io ho un pezzo di carne piemontese, assolutamente sottolineano il territorio e il connubio tra orticoltura, allevamento e savoir-faire dei nostri cuochi. Ecco. Quindi è importante anche insegnare, perché poi ci sono le ricette storiche, la tradizione, importante. Credo che sia un passaggio molto importante la conoscenza del prodotto, non solo finito nel piatto, ma da dove arriva e come si cucina, è molto apprezzato. Faccio invece una domanda inversa a Sandro. Tu, quando sei nel tuo ristorante, con i clienti che vengono comunque nel tuo ristorante, fai anche un po' da cicerone sui piatti che presenti o sui tartufi che utilizzi? Ma, chiaramente si danno tutte le dovute spiegazioni, specialmente a coloro che non sono del territorio, perché chiaramente rimanendo in zona tutti sanno della battuta, del menù che abbiamo noi, ma questi menù, cioè volendo vedere le cose dall'alto, uscendo un po' un attimino fuori dai confini, se noi guardiamo l'Italia, che è veramente un puntino sul mappamondo, però la nostra cucina italiana è veramente la numero uno al mondo, è la più apprezzata, è la numero uno, incredibile, abbiamo questa grande fortuna. A volte sono un po' angosciato, perché ci basta veramente poco,
vengono apprezzati tutti i prodotti. Come diceva un attimino fa il mio amico, dopo la grande crisi industriale che ha lasciato, per così dire, tutti a casa, che prima si era basato molto sull'industria, io vedo già benissimo ad Asti quanti venivano a lavorare nella grande industria a Torino. Asti stessa è stata un grande polo industriale. E ora che tutto questo non c'è più, è venuto valorizzato, abbiamo per fortuna scoperto tutto un contorno interessante. Per quanto riguarda, adesso io ho la mia passione per gli animali, mi ha portato ad occuparmi dei tartufi. Io quando avevo 20 anni non sapevo minimamente neanche che cos'era fatto un tartufo. E comunque ho visto che da tutte le parti del mondo c'è un grandissimo interesse per la cucina italiana e ovviamente, volendola vedere dall'alta, adesso noi stiamo parlando di tartufi, ma andiamo a pensare solamente alle mozzarelle e un sacco di altri prodotti che fanno veramente l'eccellenza, dove hanno, come possiamo dire... Sì, un'eccellenza a tavola che viene spiegata... Sostituito, sull'economia, sostituito in gran parte l'industria. Certo. Ma la stessa domanda che ho fatto lui, quando tu per esempio vai in un ristorante, no, dall'altra parte come consumatore, ti informi, chiedi sulla qualità del prodotto, sull'origine, sulla provenienza, piemontese sempre. Certo, sì, devo dire che i nostri ristoratori piemontesi, visto che questo è l'argomento, ma anche i nostri agricoltori che hanno gli agriturismi e che quindi dalla loro azienda poi danno da mangiare, quindi i nostri agriturismi hanno una conoscenza importante come ristoratori del prodotto. Io sono curioso e chiedo, ma vedo che sempre più gente si avvicina e loro sono bravissimi a spiegare, ripeto, non solo qual è il prodotto ma anche da dove arriva e da dove si prende. Faccio un'altra sottolineatura: abbiamo un patrimonio di prodotti che varia non da provincia a provincia, ma da paese a paese. Abbiamo fatto l'esempio prima del raviolotto piuttosto che del plin. Nell'arco di 20 chilometri cambia totalmente il modo di cucinare un prodotto piuttosto che un altro. Questo è un patrimonio che noi dobbiamo assolutamente valorizzare, perché al mondo pochi hanno questa varietà di prodotti. Quando diceva che la cucina italiana è la numero uno al mondo, sicuramente è una delle più apprezzate al mondo e noi dovremmo valorizzarla. La cucina italiana è una delle migliori, quella piemontese possiamo dire noi, ancora di noi più. Noi siamo un po'... E allora, dopo una breve pausa pubblicitaria, vi porto nuovamente in cucina per una nuova ricetta. E allora, la cucina italiana è sicuramente una delle migliori in assoluto, quella piemontese assolutamente ancora meglio. Allora chiedo alla regia che mi mandi in onda un servizio che ha realizzato la nostra redazione di Alessandria con una particolare ricetta sui ceci. Poi, dopo torniamo in studio e ne parliamo. Chef Beppe Sari, ristorante Il Grappolo, ceci della Merella, come si fanno, come si cucinano? Allora, intanto il cecio bisogna usare solo quello della Merella. Perché? È il numero uno in the world. Purtroppo in Italia si conosce solo quello turco e lasciamo stare. Questo della Merella è veramente eccezionale. Innanzitutto bisogna metterlo a bagno la notte prima, non è che si asciuga, si mette poi al mattino in mezzo a due strofinacci, diamo una leggera asciugata, li mettiamo in una pentola e li infarigniamo. Fariniamo non abbondante farina, ma un po' di farina. Una volta che la farina si è attaccata al cecio, andiamo a riempire con l'acqua fredda, mi raccomando, e niente bicarbonato, e lo facciamo coperti con abbondante acqua. Dopodiché, a parte, andiamo a sbondentare un po' di cotenna, un po' di piedino di maiale, e il lardo invece lo teniamo senza sbollentarlo. Facciamo sbollentare giusto per togliergli un po' di impurità. Dopodiché lo risciacquiamo e andiamo a metterli
assieme ai ceci e l'acqua. Aggiungiamo anche il lardo e andiamo a schiumarli il più possibile, perché uscirà sempre un po' di schiumetta. Quando il cecio non schiuma più, andiamo a mettere abbondante olio extravergine d'oliva. Di che provincia o regione volete, l'importante è che sia ottimo. Dopodiché regoliamo di sale e quando la cotenna e il piedino sarà cotto, anche il cecio risulterà cotto. Qual è la consistenza giusta quindi? Questo, ecco, vedi, scusami, guarda, vedi, scusami, ti puoi girare a favore di te? Questa è la vera consistenza, vedete, c'è un po' di liquido, vedete che bella la cotenna, però noi che siamo molto attenti abbiamo preparato anche quelli senza, per vegani, vegetariani e per musulmani, abbiamo tutto senza carne, senza maiale ci sono già io, basta. Ma diciamo che la tradizione quindi è questa, ma è un piatto che fa bene o diranno no, ma è troppo calorico, non va bene? Allora senta, se è troppo calorico non lo mangi, se ha paura che faccio male non lo mangi. Io sono qua, 64 anni, ho quasi vissuto a ceci tutta la vita. Quindi fa bene. Ma sto benissimo. Insomma, se sta benissimo quello che l'ha preparato il cuoco, direi che è stato anche un servizio anche particolarmente, se possiamo dire, godurioso. Un piatto sicuramente, caro Gabriele, direi leggero o quasi. Beh, con tutto quel ceso. Un piatto importante, ma un piatto della nostra cucina, della nostra tradizione contadina. Un piatto povero, sono poi quelli che vanno per la maggiore e sono poi quelli che sottolineano la tipicità del territorio. Poi il nostro amico che cucinava, simpatico, l'ha descritto veramente con grande passione. Ecco, la passione che ci mette questa gente a descrivere questi piatti è la passione dei nostri territori, la passione dei nostri agricoltori, dei nostri cuochi. È il miglior spot del nostro territorio è questo. Cioè un bel piatto a questo punto. Beh, se io non ho una grande non ho una grande esperienza nei ceci, diciamo che mi piacciono moltissimo. Sono stato invitato più volte a cene a base di ceci. Più di tanto non so. Diciamo che li avremmo assaggiati tutti molto volentieri, sempre con questo profumo inebriante che fa da sfondo. Tra l'altro, quello che ti volevo invece chiedere, Gabriele, quando ci sono iniziative appunto come queste fiere in piazza, eccetera, questa capacità comunque di creare questi momenti conviviali è anche un modo per viverle meglio, queste realtà e queste feste? È un modo per viverle meglio, è il modo di viverle ed è un grande spot, ripeto, per il territorio. Bisogna andare avanti con queste cose, organizzarsi il più possibile affinché non ci siano molte sovrapposizioni di cose nei piccoli centri, nella provincia, per far sì che ci sia una conoscenza importante. Ecco, una cosa importante, ovviamente ci sono delle feste patronali dove c'è il patrono, però anche la calendarizzazione delle feste è importante, perché la strategia è importante, perché uno può vederne diverse e non essere nello stesso giorno obbligato a dividersi in due. Un marketing di territorio, un marketing di sistema è quello che ci serve per promuovere il più possibile, in questo caso Alessandria, la provincia di Alessandria, ma vale anche per le altre province. Ma in questo caso sarebbe forse magari il caso, perdonatemi la ripetizione, che ci fosse un ente che comunque governa un po' tutte queste sagre, potrebbe essere la regione che le governasse un pochino meglio? Ma sì, diciamo che noi i piemontesi sono, lo sappiamo perché lo siamo, molto campanilisti, no? Prima parlavamo della cucina italiana, la migliore nel mondo, io non ho dubbi personalmente, magari qualcuno avrà qualcosa da dire, qualche straniero, noi invece assolutamente ne siamo convinti. E poi torniamo indietro, diciamo la piemontese, poi magari per senso di appartenenza, di campanilismo, il mio amico dice l'astigiana, io dico l'alessandrina casalese. No, la migliore abbiamo detto che è il tartufo. È il tartufo. Insomma, al di là di tutto ci vuole sempre buon senso, però è importante fare queste cose, non perdere queste tipicità e queste caratteristiche, perché ripeto, sono l'emblema di un territorio che danno la possibilità di avere una grande vetrina riconosciuta da tutti, e più si fanno, più si allargano, più si fanno conoscere all'estero. Ecco, grande promozione soprattutto nella vicina Francia, soprattutto in Svizzera, in Belgio, abbiamo tanti ospiti stranieri che arrivano da quelle parti, che vengono
nelle nostre strutture ricettive, negli agriturismi, e poi cercano queste feste, grandi o piccole. L'importante è farle bene, farle col cuore, e San Baudolino è stata una di queste, assolutamente. La stessa domanda che volevo fare al commerciante e ristoratore Sandrino Romanelli, ma quello che ho detto anche con Gabriele, cioè il fatto di questo mangiare in piazza, eccetera, come ci si deve approcciare in queste feste? Cioè, nel senso, è meglio più un discorso di quantità, di qualità? Come ci si deve organizzare in tal senso? Non so se ha fatto la domanda alla persona. Ma lo chiedo a te, però, perché è un confronto. Allora, chiaramente, certamente la qualità paga sempre, perché una volta esposto, proposto un buon prodotto, un prodotto veramente eccellente, si può solamente più discutere di prezzo, che può essere troppo o meno, ma quando un turista, quando l'utente viene possesso di un prodotto di veramente qualità, tu sei già, questo qua già ti crea un'eccellenza incredibile, e poi i prezzi verranno poi più o meno giustificati. Poi nel mangiarli in piazza, che dire, ci sono tutti questi grandi, ci sono in un'occasione tipo nella fiera di Alessandria o d'Asti, o solamente quando, se vogliamo nominare il Festival delle Sacre, che conosciamo tutti certamente bene. Prima settimana di settembre ad Asti, certo. Seconda. Giusto. Dove tutta la piazza è un ristorante, tutte le proloco, oltretutto adesso gli istituti di vigilanza fanno veramente controlli molto a tappeto interessanti, non c'è più spazio per le negligenze, le porcherie. Noi vediamo che anche tutte le piccole realtà, le piccole proloco fanno dei prodotti veramente eccezionali. Effettivamente abbiamo riscontrato che è una festa, questa delle Sagre, che porta ad Asti migliaia e migliaia di persone, ed è sempre non conosce crisi quella festa. Il resto magari sì, il Palio ha avuto, per quanto mi riguarda, ha avuto una discreta ripresa. C'è stato ad Asti un piccolo momento di stallo per quanto riguarda la Fiera del Tartufo, che auspico che nei prossimi anni possa avere più visibilità. Sì, c'è stato un crescere momento. Insomma, ma assolutamente sì, crescere, perché non personalmente ne faccio una questione personale, perché ce l'ho molto a cuore la questione del tartufo. Poc'anzi ho detto che sono andato a New York e in vari altri posti, vabbè, perché vogliono la mia presenza, ma è per la divulgazione del prodotto. Tutte queste fiere qui dovrebbero avere molto più, cederebbe un po' più di brio per quanto riguarda noi, la nostra parte, perché non si cerca assolutamente la competizione con nessuno. Chi è bravo è bravo, però solamente se noi dovremmo sapere solamente che una fiera tipo quella di Asti avrebbe ancora molte risorse, perché ci sono paesi che hanno scoperto il tartufo solamente ieri pomeriggio, per ironicamente dire, però fanno grande manifestazione e sembra che ce l'abbiano solamente loro, sembra che loro è più buono del mondo, è un po' come i funghi, no? Quelli di Rossana, quelli miei sono più buoni e così via, ognuno dice che il suo prodotto è migliore. Ma come diceva giustamente Gabriele, cioè noi siamo la regione, ma anche l'Italia è il paese dei mille campanili. È importante fare sinergie, se posso permettermi, certo. Rispondere anch'io alla domanda, è una domanda molto interessante. Io sottolineo che, e voglio sdoganare anche una parola, che viviamo dei periodi abbastanza difficili, abbastanza complicati per via di tutto quello che succede nel mondo, ecco. Io credo che queste feste servano anche dal punto di vista sociale a ravvicinare le persone, perché l'andare in piazza, il mangiare in un tavolino, andare in un ristorante, il trovarsi con la mente un po' sgombera dai problemi che tutti hanno, faccia aggregazione. Questo è un grande valore aggiunto sociale, questo è un grande valore aggiunto sociale che non dobbiamo disperdere. E mi permetto di dire, in quei momenti dove si assaggia di qui, poi si fa due passi, si mangia di là, poi si incontra un amico che magari non vedevi da tempo, ti fermi e mangi, e hai anche un po' un momento di felicità che esce da tutti i problemi che le persone ovviamente vivono,
giornalmente, quindi lo vedo anche come un contributo sociale all'aggregazione, allo stare insieme. Cosa c'è di meglio che mangiare assieme a degli amici, assieme a dei buoni commensali, con una bella bottiglia di vino, un salame, i nostri prodotti? È assolutamente una domanda, potremmo dire anche retorica, che noi ci sentiamo di sposare. E allora state di noi, perché dopo c'è l'ultimo spazio, come si dice in questi casi, fuoco di fila sul tartufo, perché poi andiamo a mangiarcelo. E allora continuiamo questa nostra ricerca nel mondo del tartufo, passando attraverso le sagre di Asti e naturalmente la fiera di San Baudolino di Alessandria, di cui poi naturalmente chiedo alla regia che metta ancora in onda alcuni riflessi filmati, perché ci sono giunte anche delle richieste da parte degli ascoltatori per alcune domande particolari sul tartufo. Quindi Sandro, occhio che qua tocca a te, fuoco di fila. Allora, innanzitutto, il rapporto con l'animale, con il cane, come nasce, come si sviluppa? E soprattutto come si sceglie anche la razza? Cioè, credo che sono le stesse domande che faresti anche tu, Gabriele. Assolutamente sì, è una curiosità importante. Beh, qui ci sono, come ogni mestiere, ci va qualche piccola malizia. Il cane, i cani vanno più o meno, vanno tutti bene, chi più chi meno, vanno tutti bene. L'importante, ma c'è una razza particolare che... No, i cani da lavoro. I cani da lavoro, quali potrebbero essere il Bracco, Pointer, i cani da caccia, gli incroci. Ma andare a cercare il tartufo, il cane deve essere molto obbediente, deve avere delle particolari, deve essere un po'. Ci va un'affinità di coppia incredibile. Il cane, un vero tartufaio, il suo cane non lo vende mai per nessuna cifra. Ci va. Il cane viene, c'è una fase di addestramento che dura degli anni. Ecco che quando vengono venduti, scambiati, dietro ci sono parecchie migliaia di euro. Un buon cane prima deve avere almeno 3-4 anni di scuola. E poi c'è la fase di addestramento, che sappiamo tutti, insomma, glielo sotterri, viene fatto un po' per. Vengono sotterrati, lui lo trova per gioco e poi gli dai la paga, le solite cose che noi qui, voglio dire, in Piemonte c'è il rischio che lui lo mangi? Assolutamente. Un buon cane da tartufi, la prima fase principale gli deve piacere. Se gli piace veramente, ne troverà sempre uno in più di uno che. Ma quindi cosa fai? Glielo togli proprio quando lo trovi? No, quando lui lo trova tu gli dai la paga, gli dai una gratificazione, gli dai un biscottino e quello lì e lui... Cioè, un biscottino al posto del tartufo? Cioè, insomma. Ma sì, inizialmente si fa questo gioco qui per avviarlo alla cerca del tartufo e gli si fa fare anche un po' di fame, poca, voglio dire, perché un cane non gli puoi dire non ti compro, non ti do il motorino, non ti tolgo il telefonino, eccetera. L'unica cosa è prenderli sull'appetito. Loro lo cercano e dopodiché gli dai la crocchetta, viene chiamata paga, ma poi lui lo trova per la tua gratificazione, perché il cane è veramente un animale eccezionale, incredibile. Però insomma, questa è una cosa un po' particolare e comunque non proprio all'inizio, quindi mi dicevi dopo 3-4 anni comunque si crea questa affinità. Hai il top, dai 3-4 anni in su lui, il cane è al top, prima è come un ragazzino, come gioca, pensa di molto di più a giocare e si impegna, voglio dire, bisogna seguirlo in tutte le sue fasi, insegnare un cane, stare dietro un cane di un anno è come stare dietro un ragazzino di 7 anni. Senti, ma l'altra domanda che mi hanno fatto alcune delle persone che stavano guardando la trasmissione: perché andare di notte e non di giorno? Beh,
Bella domanda, semplice e se vogliamo anche abbastanza sciocca. Allora, il cane, prima di tutto, andando di giorno, il cane è molto più distratto, ha molte più distrazioni la macchina che passa sullo stradone, vede lontano il passerotto ipotetico che gira. Di notte queste cose qui non ci sono. Di notte il cane lavora molto meglio, sente meno strani odori, cerca molto di più, lavora molto meglio. Ma poi il fattore principale è la segretezza, è tutto quanto c'è di misterioso intorno alla cerca di tartufo. Uno che ha dei posti che conosce solamente lui non può andare di giorno. Mm-hmm. Ci vai solamente di notte e anche magari una volta alla settimana, ogni 10 giorni o 15, per non lasciare sentiero. Senti, di notte abbiamo detto, ma c'è un periodo, cioè nel senso, la ricerca va fatta, che so, dalle 10 a mezzanotte, è aperta, a differenza di tante altre parti, di tutto il resto dell'Italia, in Piemonte si può andare tutto il giorno, tutta la notte, mentre per esempio nelle Marche è vietato andare di notte. C'è stata questa... ci fu nel 80 e qualcosa all'incirca, comunque 30 anni fa, una proposta di legge che voleva vietare la cerca del tartufo anche in Piemonte. Mm-hmm. Voleva vietare la cerca del tartufo di notte. Poi c'è stata una grande manifestazione con tutti i cani in piazza, ad Asti, in Corso Fiera, abbiamo invaso il paese e le cose sono rimaste come sono rimaste. La caratteristica principale è la misteriosità che c'è dietro a tutta la cerca. Un vero tartufaio non ti dice mai quello che ti ha trovato. Altra domanda che ci è arrivata, poi dopo faccio intervenire anche Gabriele, cioè la ricerca avviene, una ricerca singola o di gruppo? Cioè nel senso... No, singola. Singola? Singola, sì, si può andare per farsi compagnia, tanto per giocare un po', per svagarsi un attimo, perché sei un caro amico, andiamo assieme, ma la cerca è assolutamente singola, individuale. E altra domanda che mi fanno altre persone, in un periodo particolarmente denso, tra virgolette, di pericolosità, nel senso come questo, dove c'è il rischio che effettivamente possano girare dei malintenzionati, eccetera, ti è mai capitato che magari qualcuno, non dico che ti abbia sparato, ma quasi? Le devo dire la verità, sono molto più tranquillo in un bosco al buio che al centro di una piazza di notte. Gabriele. Questa purtroppo è un'affermazione, dico purtroppo, perché è un'affermazione che condivido e che molti amici che vanno a tartufi mi hanno detto, perché io dico, ma di notte? Io sono un po' un pigro di notte a fare dei sentieri, dei boschi, gli dico, ma non hai paura? Mi dice, guarda, credimi, sei molto più al sicuro lì che in altri posti. Certamente. E sì. E la società di oggi dice tanto su sta cosa, visto che prima parlavamo di aggregazione. Comunque sono eccezionali, sono veramente. Io è un'arte. Ho degli amici e... È un'arte, è un'arte. Raccontano aneddoti che starei lì ore e ore ad ascoltarli perché... Ma in effetti noi abbiamo fatto quest'ultima parte proprio sul fuoco di fila per il trifolao, perché è la cosa che poi si chiede alla gente. È una cosa veramente misteriosa. Vi voglio raccontare un episodio, voglio dire singolare, ma tanto per rendere l'idea. Un cercatore che un po' di anni fa trovò nella metà stagione un tartufo da 900 grammi. Ha trovato una pianta che era... molto buona, molto valida, molto produttiva. Dopo trovò 6 tartufi che facevano 1,5 kg e dopo a fine stagione ha riuscito a trovare, sempre nello stesso luogo, ha trovato un tartufo che pesava quasi 1,4 kg. Cavolo, un terno all'otto in questo caso. Sì, quello è evidente, sempre la stessa persona. Sappiate che questa persona, io tutt'oggi non so chi sia, lui li ha dati a una terza persona, li ha dati da portare a me, perché io li commercializzassi, glieli vendessi. Io tutt'oggi non conosco chi è il vero fortunato che ha trovato il tartufo. Ma guai che si sappia. Noi non vogliamo sapere chi è il vero fortunato, però a noi sicuramente ci piacerebbe sapere dove si trova quella pianta. Perché questo forse... Questo è quello che ci interessa di più. No, ma più che il punto di vista fiscale, la location l'ha trovata il maggior punto di misteriosità. Senti, invece, andiamo sulla tua esperienza personale. Senza dirci ovviamente il luogo, perché sennò dovresti poi farci fuori, come si dice in quella classici film di spie. Ma qual è che è stato il ritrovamento più bello che hai fatto? Ma io ho avuto il tartufo più grande che ho trovato io personalmente fu di 370 grammi, che è già
è già considerevole. Poi ho avuto un piccolo record del fatto di trovarne 22 in un colpo solo. Erano tutti piccoli tartufi, era un grande puzzle. Sembrava un grande puzzle. Il più grande record che ho fatto io, purtroppo, o per fortuna, è quello lì. Beh, direi per fortuna. Ma in quel caso lì, quando tu ne trovi uno, vai subito alla ricerca di se c'è qualcosa ancora intorno oppure no? Assolutamente sì, perché c'è, si dice, la buttata o la fungata. Quando è il momento buono bisogna battere e andare a tappeto. Cioè, perché tu è vero che tu è molto difficoltoso, puoi stare 15 giorni senza trovarne nessuno, perché nella stessa notte ne puoi trovare anche 200-300 o anche mezzo chilo, però è molto facile girare 2 settimane senza trovarne nessuno. E se ce lo puoi dire, la profondità con cui si trova? Ah, può essere a filo terra o anche profondo mezzo metro, non a secondo dove la radice ha voglia di sfogarsi. Ma come fai tu a capire qual è il tipo di profondità a cui devi andare? Ah, ti aiuta il cane. Ti aiuta il cane? Ti aiuta il cane. È lui che inizi e poi vai giù fin quando il cane... poi dipende dal cane più bravo o cane meno bravo, chi lavora in un certo modo o l'altro. C'è quel cane che è arrivato sopra il tartufo, si ferma, c'è quello che è arrivato sopra, impazzisce, talmente gli piace, devi essere tu a guidare l'operazione. Insomma, siamo soddisfatti di tutte le sue risposte? Siamo molto soddisfatti, adesso ovviamente poi ci tocca il dopo trasmissione, che è più soddisfacente ancora. Ti cedo la birra, scusatemi, perché io a questo punto, con questo tartufo questa sera, vogliamo concludere, perché oggettivamente siamo rimasti così tanto inebriati che adesso naturalmente noi vogliamo andare a mangiarci magari con qualcosa sopra, se ce lo consente ovviamente l'amico Sandro. Grazie naturalmente alla regia, grazie agli operatori, noi ci vediamo la prossima settimana, faremo un breve passaggio di provincia, nel senso che dall'Alessandrino andremo direttamente nel Cuneese, perché parleremo di carne, parleremo di porro, ma comunque parleremo di eccellenza piemontese a Vivi in Piemonte.